La storia del Titanic, il naufragio più tragico della storia reso immortale dal celebre film Oscar con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Per molti doveva essere una nave inaffondabile. Non fu così. Costruito in soli 3 anni, il Titanic, subito ribattezzato la nave più sicura del mondo, era stato progettato per offrire un collegamento di linea a cadenza settimanale con i porti americani. Costruito presso i cantieri navali di Belfast, il Titanic, il più grande e lussuoso transatlantico del mondo, rappresentava la massima espressione della tecnologia navale del tempo. Lungo 269 metri, alto 53,3 metri, largo 28 metri, pesava circa 47.000 tonnellate ed era il fiore all'occhiello della compagnia britannica White Star Line, una delle 3 navi gemelle con l'Olympic e il Britannic. Nel maggio 1911, in circa 2 anni, il Titanic fu varato e dopo 10 mesi completato in un tempo di costruzione record per l'epoca. Al suo interno aveva ogni comodità e sfarzo possibile, tra suite, piscine, palestre e anche gli ambienti della seconda e della terza classe offrivano ai loro passeggeri un comfort superiore rispetto a quelli di altre navi. A bordo nella terza classe vi erano molti poveri emigranti irlandesi fiduciosi di cominciare una nuova vita in America, mentre nella prima classe, dotata anche di una maestosa scalinata, si trovavano tanti facoltosi passeggeri. Agli ordini del Titanic c'era il comandante Edward Smith, al suo ultimo comando dopo una carriera durata oltre 40 anni, il quale affondò con onore nelle gelide acque dell'oceano. La grande maggioranza dell'equipaggio non era di formazione prettamente marinaresca. Molti erano lavoratori occasionali ingaggiati poche ore prima che la nave salpasse da Southampton. La sorte volle che, proprio durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York, il Titanic entrasse in collisione con un enorme iceberg al largo di Terranova alle 23:40 di domenica 14 aprile 1912. Verso mezzanotte e un quarto del 15 aprile 1912 venne lanciato l'SOS, ricevuto da molte navi, la più vicina delle quali, il Carpazia, si trovava a 4 ore di navigazione ed arrivò troppo tardi sul luogo del disastro. L'impatto con l'iceberg, nonostante la manovra d'emergenza per tentare di evitarlo, provocò l'apertura di alcune falle sotto la linea di galleggiamento che determinarono l'inabissamento della nave alle 2:20 del 15 aprile, facendola spezzare in 2 tronconi e causando la morte di circa 1.500 persone. Fatale fu la mancanza a bordo di scialuppe, solo 20 su 64, capaci di contenere al massimo la metà dei 2.223 passeggeri totali.